Neres era la priorità oggi? Secondo me no. Le priorità oggi per me erano il centravanti, erano un difensore barra esterno di centrocampo. Neres lo avrei anche accettato magari gli ultimi giorni di mercato, perché tu comunque a livello di trequartisti stai messo bene. Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario Detto il Darion e oggi siamo qui per studiare, conoscere, approfondire il nuovo colpo del Napoli, ovvero David Neres. Allora, premessa importante, io sto registrando questo video di mattina, sono le 10 più o meno, e l'ufficialità del Napoli non è ancora arrivata, però ha fatto le visite mediche ieri pomeriggio. Ieri sera ha cenato con Conte, Manna, Chiavelli e anche Micheli e hanno detto che stamattina farà il primo allenamento ufficiale con la squadra. Quindi, ragazzi, direi che lo possiamo tranquillamente considerare ufficiale. Probabilmente il tweet di ADL arriverà oggi pomeriggio e quindi possiamo tranquillamente dire che non siamo di fronte a un Bresciani 2.0, ecco, lo volevo giusto specificare. Detto questo, ragazzi, cominciamo subito e andiamo a studiare David Neres. Cominciamo ovviamente dalle informazioni un po' base. Siamo di fronte a un calciatore classe 1997, quindi 27 anni, calciatore già formato che ha già, diciamo, alle spalle un passato. Non è il classico giocatore che il Napoli prende giovane per farlo crescere, ecco. Brasiliano, nato a San Paolo, altezza 1,76 m, di base un trequartista barra ala, piede preferito il mancino, valore di mercato 25 milioni, quindi bene o male il Napoli lo ha pagato leggermente di più. Infatti, secondo Fabrizio Romano, il Napoli ha speso all'incirca 30 milioni comprensivi di bonus per il calciatore. Mentre il tweet sotto vi spiega il contratto, ecco le cifre del contratto che ci ha dato Nicolò Schira. Parliamo di un contratto da 3 milioni di euro e attenzione ragazzi a questa cosa, 3 milioni di euro vuol dire che andrà a percepire bene o male la cifra che prende Politano. Se diamo per scontato che Osimhen andrà via, e se diamo per scontato il rinnovo di Kvara, praticamente Neres possiamo considerarlo nella top 3 dei calciatori più pagati del Napoli. È un quadriennale di base, quindi scadenza 2028, quindi ipoteticamente Neres potrebbe restare fino a 31 anni e poi c'è un'opzione per il quinto anno. L'opzione per il quinto anno penso sia legata al fatto che magari, che ne so, Neres resta tutti e 4 anni, a 31 anni lo vuoi valutare anche fisicamente e dici se può ancora reggere un anno, gli attiviamo l'opzione. Potrebbe essere questa la motivazione. Andiamo a vedere adesso un po' le caratteristiche, cioè di che giocatore stiamo parlando. Questo è un articolo che ho preso da Area Napoli. Neres, ragazzi, è principalmente un esterno offensivo dotato di rapidità, di un ottimo sinistro e che è capace di giocare su entrambe le fasce. Infatti vi do un piccolo spoiler: lui di base è un mancino, quindi teoricamente lo metti a destra. Quindi col piede invertito può tagliare all'interno e andare al tiro. La scorsa stagione al Benfica lui ha giocato principalmente a sinistra, quindi ha giocato parallelo alla linea del fallo laterale. E attenzione perché Neres tra, diciamo, i suoi punti di forza c'è anche comunque un cross, ok? Cioè c'è il cross, quindi è capace anche di crossare col sinistro e fare assist. Eccellente nel dribbling, occhio particolare per i passaggi filtranti, vede molto bene la porta. Durante la sua militanza nell'Ajax giocava praticamente esterno offensivo in un 4-3-3 dove i tre attaccanti avevano estrema libertà di movimento. E questo probabilmente lo vedremo anche nel Napoli di Conte perché abbiamo visto che con Conte i trequartisti svariano molto. L'idea sarebbe quella di creare dei continui scambi di posizione tra Kvara e lo stesso Neres per proporre alla difesa avversaria meno riferimenti possibili, approfittando della capacità del brasiliano di agire anche a sinistra e grazie alla rapidità di cui è dotato di andare sul fondo col suo piede per proporre corsa al centro dell'area, quindi quello che abbiamo detto un po' prima. Inoltre è dotato di ottime capacità realizzative. Così come notevoli sono le sue doti di assist man e di passatore in generale, distinguendosi anche per la capacità dei passaggi chiave.
diciamo che è un giocatore che sa fare gol, ma li fa anche fare. Di contro, ovviamente, scarsa propensione alla copertura e all'interdizione. Ora, vediamo un po' il rendimento del calciatore. Ho voluto dividere questa volta rendimento in campionato e poi rendimento nelle coppe, e vedrete dopo il perché. Allora, in campionato, come potete vedere, la situazione è bene o male questa. La sua migliore stagione è stata la 17-18. 32 partite con 14 gol e 13 assist, quindi è andato in doppia cifra sia di gol che di assist. La sua seconda stagione, diciamo, è stata la 18-19 con 29 presenze, 8 gol, 11 assist. Stagione 22-23, quindi la prima al Benfica, 31 presenze, 6 gol e 10 assist. Poi nelle altre stagioni, diciamo, ci attestiamo tra i 3 e i 6 gol, bene o male, e 5, 6, 7 assist. Totale in campionato 184 partite, 51 gol, 53 assist, una media di un gol barra un assist ogni 3-4 partite. Ora, la cosa che voglio farvi notare sono le presenze. Tolte le stagioni 17-18, le 22-23, non supera le 30 presenze. Questo potrebbe significare varie cose, potrebbe significare che magari è stato soggetto a turnover, giocava in una squadra dove c'era molto turnover, oppure potrebbe essere che era infortunato e quindi ha saltato partite per infortunio. Lo scopriremo più avanti. Ora vediamo invece il rendimento nelle coppe. Perché l'ho voluto dividere, ragazzi? Perché David Neres è un calciatore che potenzialmente potrebbe essere molto importante qualora tu l'anno prossimo sarai nelle coppe, perché Neres ha tanta esperienza nelle coppe, specialmente nella Champions League, tante presenze in Champions League, tante presenze anche in Europa League e nel complesso, parlando solo di coppe europee, 66 presenze, che sono tante, 11 gol e 11 assist, quindi una media di un gol e un assist ogni 6 partite. Andando a sommare tutte le competizioni che ha giocato Neres in campionato, arriviamo a 281 presenze, 74 gol e 69 assist. E in più, 21 gialli e un cartellino rosso. Quindi, da questi primi, diciamo, numeri, abbiamo capito che è un giocatore comunque che fa sia gol che assist. E poi abbiamo capito che è un giocatore che ha tanta esperienza, specialmente nelle coppe europee, e questo potrebbe darti una grossa mano qualora il prossimo anno tornerai in Europa. In questa grafica vi ho messo un po' un recap per quanto riguarda le competizioni giocate e i ruoli che ha occupato in carriera. Come potete vedere, il suo ruolo principale è stato quello dell'ala destra, 115 presenze con 36 gol e 31 assist. Ha giocato poi anche alla sinistra, specialmente l'anno scorso, con 37 presenze, 5 gol e 10 assist. Come potete vedere, sull'ala sinistra vediamo comunque più assist che gol, proprio perché giocando con il piede preferito parallelo alla linea del fallo laterale, diciamo che lì assume più i contorni di un calciatore, diciamo, da ultimo passaggio che da finalizzatore. Ha giocato poi in situazioni di emergenza, centrocampista di destra, 10 presenze, 4 gol e 3 assist. Ha giocato anche 6 partite da trequartista con 2 gol e 3 assist. 5 partite da seconda punta, 2 gol e 4 assist e anche centrocampista sinistra. Però diciamo che in linea di massima siamo di fronte a un esterno d'attacco. Poi a destra in alto vi ho messo il resoconto delle competizioni giocate. Come abbiamo detto prima, tanta esperienza nelle coppe europee, 36 presenze in Champions League con 7 gol e 4 assist, 16 presenze in Europa League con 2 gol e 1 assist. A livello di campionato, lui ha iniziato in Brasile con 8 presenze condite da 3 gol. L'Ajax poi lo compra e quindi rimarrà per tanti anni nell'Eredivisie con 121 presenze, 37 gol e 35 assist. Diciamo che il periodo all'Ajax è stato il periodo dove lui si è messo in mostra, si è consacrato e ha attirato, diciamo, l'attenzione dei club europei. E infatti il Benfica 2 anni fa lo compra e in Portogallo, diciamo che ha avuto qualche momento un po' no, mettiamola così, diciamo che non ha proprio rispettato al 100% le aspettative che c'erano su di lui, 55 presenze con 11 gol e 18 assist. Ha collezionato anche delle presenze in nazionale,
9 con l'Under 20, 2 con l'Under 23 e 8 con la nazionale maggiore, ha anche segnato un gol, però c'è da dire che attualmente Neres non è nel giro della nazionale, ha perso, diciamo, il posto, tra virgolette, in nazionale. Andiamo adesso a vedere un po' più nel dettaglio i gol fatti. Abbiamo detto prima, Neres ha segnato in carriera 74 gol. Tra questi 74 ci sono alcuni che ci possono far fare dei ragionamenti. In particolare, lui ha segnato 50 gol col sinistro, ha segnato però anche 11 gol col destro, quindi questo ci fa capire che comunque Neres non è il classico giocatore che usa sempre solo il mancino, ma è anche uno che sa usare il destro, quindi buono che ci sia questa cosa. Ha segnato anche 2 gol di testa, un gol dalla distanza, 4 tap-in, quindi possiamo dire che un calciatore che comunque dal punto di vista del posizionamento offensivo ci siamo, quindi un giocatore che si trova al posto giusto nel momento giusto. Cosa però importante, e che questa è molto indicativa, non ci sono gol segnati sul rigore. E più in particolare non ci sono proprio rigori calciati, quindi Neres non è un rigorista e non ci sono neanche gol segnati su punizione. Quindi ragazzi, siamo di fronte a un calciatore che non ne ha segnati finora in carriera. Ora arriviamo al grande problema di David Neres, un po' lo stesso problema che c'è a Spinazzola. E qui in parte rispondiamo anche alla domanda di prima sulle presenze. David Neres purtroppo è un calciatore che in carriera ha avuto parecchi infortuni, la maggior parte lievi, però ripetuti, e durante la sua carriera ha avuto 2 infortuni gravi, uno nella stagione 19-20, infortunio al ginocchio dove è stato fuori quasi un anno, infatti ha saltato 32 partite, e vedete c'è anche il simboletto della bandiera brasiliana, quindi quello era il periodo dove giocava anche in nazionale. E poi l'altro infortunio, diciamo, pesante l'ho avuto la stagione scorsa, infortunio al menisco, fuori 78 giorni con 15 partite saltate, quindi quasi un girone intero. E tra l'altro ho avuto anche un infortunio muscolare che l'ho tenuto fuori 50 giorni, dove però ha perso solo 2 partite. Nel complesso, lui la scorsa stagione ha saltato 18 partite, quindi un girone praticamente intero. 2 stagioni fa, 9 partite perse. 3 stagioni fa, 9 partite perse. 4 stagioni fa, 32. Stagione 18-19, 6 partite saltate. 16-17, 2 partite saltate. Quindi, ragazzi, David Neres è un giocatore che, dal punto di vista integro, non è affidabile. È uno propenso agli infortuni, e questo ovviamente si ripercuote anche sul rendimento. Quindi, siamo di fronte a un calciatore che causa infortuni e discontinuo. Perché, se tu ti infortuni sistematicamente, il top della condizione difficilmente lo riesce a raggiungere, e quindi questo poi si traduce in una incostanza, ecco, dal punto di vista del rendimento. Quindi attenzione, ragazzi, stiamo prendendo un giocatore che fisicamente non dà garanzie, magari con Conte farà 38 partite, questo non lo possiamo sapere, però di base è un calciatore propenso agli infortuni. Arriviamo adesso alle stats di Neres della scorsa stagione. A destra vedete la sua heatmap, e come vi ho detto prima, lui ha giocato lo scorso anno prevalentemente sulla sinistra. Infatti, come potete vedere, le zone, diciamo, più accese si trovano sulla fascia sinistra. Attenzione agli angoli, guardate bene gli angoli offensivi, sono entrambi molto colorati. Quindi questo che vuol dire? Che David Neres è un battitore di calci d'angolo. Quindi magari potrebbe essere quel giocatore che sull'angolo ti fa l'assist, per esempio, per un buon giorno, ok? Quindi rigori e punizioni no, però potrebbe essere un'opzione sui calci d'angolo. Fase difensiva. Diciamo che lui un pochino partecipa, però come potete vedere non c'è proprio zona di calore a ridosso dell'area di rigore, diciamo, sua. Quindi non è un calciatore che ripiega totalmente nell'area di rigore sua. E cosa importante da dire, nella tre quarti centrale non c'è tantissimo spazio, ecco, quindi è un esterno. Potrebbe essere quel giocatore che potrebbe farci fare un piccolo cambio a livello tattico, secondo me, però questo ne parliamo dopo. Andiamo a vedere adesso i numeri a sinistra. Come potete vedere, c'è tanta abbondanza di verde, e le statistiche per quanto riguarda i tiri e gli assist sono incredibili. E diciamo che uno dei migliori calciatori a livello europeo che lo scorso anno ha fatto bene.
Guardate il dato degli assist, 99%, vuol dire che soltanto un calciatore in tutta Europa lo scorso anno ha fatto meglio di lui. Stessa cosa negli expected assist, azioni da tiro 4.88, quindi un giocatore che genera 4.88 azioni da tiro a partita. Anche i dati sui passaggi, diciamo, nella parte centrale sono molto molto buoni. È un giocatore che fa tanti passaggi progressivi, 5.04 a partita, è uno che riceve anche i passaggi progressivi. I tocchi nell'area offensiva era ovvio che fossero alti. Occhio ragazzi alle prese possesso palla riuscite, 2.64 a partita che per un attaccante sono molto alti. Questo che vuol dire? Che lui comunque riesce, diciamo, a recuperare dei palloni. In questo caso ne recupera 2.6 a partita. In generale, diciamo, le statistiche difensive non sono ottime, contrasti, salvataggi e passaggi ai rimpalli sono molto bassi. Le intercettazioni però, diciamo, decenti. Quindi è un calciatore che comunque nella fase difensiva, diciamo che non partecipa tantissimo, però quando partecipa, diciamo che dà il suo contributo, a differenza invece di quello che dicevamo su Brescianini, per i pochi che hanno visto quel video. Brescianini che faceva? Partecipava tanto alla fase difensiva, ma non era così efficace. Neres invece è sempre il contrario, non partecipa tantissimo, però è efficace. Quindi se per esempio imparasse magari a fare un po' più di fase difensiva, imparasse a ripiegare di più, potrebbe essere che questi valori aumentino. Può essere anche che lui non fa così tanta fase difensiva perché forse è un calciatore che non ha una resistenza così alta e quindi se gli fai fare la doppia fase avanti e indietro si stanca subito. Non lo so, sto ipotizzando, lo vedremo magari col tempo. L'unico neo secondo me di questa scheda ragazzi è la percentuale di completamento dei passaggi. Non è altissima, 78,8%. Secondo me andrebbe un pochino migliorata. Comunque in generale ragazzi è un giocatore che comunque ti alza il livello. Andiamo adesso al confronto con Politano. Politano è il giocatore in verde, Neres è il giocatore in blu e sotto vedete i dati. Come potete vedere, ragazzi, David Neres praticamente è migliore di Politano in tutto, letteralmente in tutto, nell'età, nei passaggi progressivi, nei dribbling, nei gol non su rigore, nei expected goal e negli expected assist, nei passaggi chiavi, nelle azioni offensive. È superiore in tutto. La cosa però incredibile, sapete qual è? Sono i minuti giocati. Neres c'ha la metà dei minuti di Politano e nonostante ciò è migliore in tutto. Questa cosa è molto importante, molto indicativa. Neres rispetto a Politano è un miglioramento? Sì, sotto certi aspetti sì. Per quanto riguarda l'aspetto offensivo, il giocatore che è più che crea più assist, è un giocatore che manda in porta più facilmente di Politano, è uno che fa più gol di Politano, è uno che offensivamente è migliore di Politano. In generale, secondo me, la coppia Neres-Politano potrebbe essere molto complementare. Vi ho messo qui un confronto anche per quanto riguarda le heatmap. Perché? Perché Politano, ragazzi, è uno che comunque si sacrifica molto in fase difensiva. Fa bene entrambe le fasi, ok? Mentre Neres è uno un po' più offensivo, quindi si andrebbe a creare un po' una coppia formata da uno che è più incisivo nella fase offensiva, cioè Neres, e poi c'hai uno come Politano che magari ti può essere utile a partita in corso, che ne so, al 60esimo, con le difese stanche, lui che è fresco e che ti può dare un contributo importante anche in fase difensiva. Quindi si andrebbe a creare una coppia, secondo me, molto funzionale, molto complementare e che è diversa per caratteristiche, ok? Quindi saranno entrambi, secondo me, molto utilizzati e molto utili. Ora, per curiosità, vi ho messo anche il confronto con Kvaratskhelia. Perché? Perché Neres, come abbiamo visto, gioca anche a sinistra, quindi potrebbe magari qualche volta, magari se Kvara è infortunato, potrebbe giocare anche al suo posto, potrebbe giocare sia con Politano che con Kvara, ok? Neres rispetto a Kvara eccelle meglio in alcune cose mentre in altre è inferiore. Ad esempio, nelle azioni offensive Kvara è superiore, ma di poco. Kvara è superiore nei passaggi progressivi e nei dribbling, mentre a livello di expected goal e assist, a livello di assist, a livello di passaggi chiave abbiamo David Neres. Quindi ragazzi, Neres messo diciamo in confronto a Kvara e Politano è quel calciatore
che ti dà l'ultimo passaggio, è un calciatore che ti dà lo spunto finale, ecco, mettiamola così. E anche qui ha giocato meno della metà dei minuti fatti da Kvara, quindi tutti questi minuti, tutte queste statistiche, ragazzi, se Neres giocasse sempre o aumentasse i suoi minuti, potrebbero salire come potrebbero anche scendere. Detto questo, ragazzi, chiudiamo con l'aspetto tattico. Neres, come abbiamo detto prima, esterno d'attacco, quindi può giocare a destra o a sinistra. Io penso che di base si giocherà il posto con Politano, perché ragazzi, Kvara se sta bene le gioca tutte, quindi l'unico posto diciamo disponibile è quello della tre quarti destra, quindi si giocherà prevalentemente il posto con Politano, ma io credo che sul medio breve periodo diventerà il titolare sulla destra, con Politano che magari al 60esimo entra e ti può essere decisivo. Io penso che Politano come cambio a partita in corso possa essere più utile rispetto a quando parte titolare. Ora, io ho messo 3-4-3 e non 3-4-2-1, perché come abbiamo visto prima, Davi Neres è un calciatore che gioca prevalentemente sulle fasce, non è uno che gioca, diciamo, per vie centrali, o almeno questo abbiamo visto finora. Quindi, secondo me, con l'arrivo di Davi Neres potremmo vedere un 3-4-3 più accentuato, quindi dove i due trequartisti non stanno troppo centrali, ma stanno molto più larghi. Quindi Kvara partirebbe largo a sinistra, il ruolo che faceva l'anno scorso e 2 anni fa, e Neres partirebbe largo a destra. E secondo me questa cosa, ragazzi, andrebbe, diciamo, sarebbe un miglioramento dal punto di vista tattico, perché abbiamo visto contro il Verona che se tu Kvara lo metti, diciamo, nelle zone centrali del campo, lui viene facilmente ingabbiato. Abbiamo visto anche nel video di ieri dell'analisi tattica, il tweet del ragazzo che ha fatto appunto su Twitter. Kvara, quando gioca centralmente, è più facile da ingabbiare. Se invece tu lo metti sulla fascia, hai, diciamo, in generale meno giocatori che possono andarti a ingabbiare. Quindi, secondo me, con l'arrivo di David Neres vedremo un 3-4-3 più puro, quindi proprio con le ali, e con magari, per esempio, gli esterni di centrocampo che invece si inseriscono internamente, fanno le sovrapposizioni interne. Secondo me, con l'arrivo di David Neres potrebbe esserci un cambio tattico e quindi un passaggio a un 3-4-3 puro. Ho messo anche questa variante non perché penso che possa farla, però voglio aprire giusto una piccola parentesi. Allora, Neres quarto a destra lo ha fatto in carriera, come abbiamo visto, lo ha fatto anche a sinistra, però nei casi di estrema emergenza, e poi non sappiamo se ha fatto il quarto a destra in una difesa a 3 oppure in una difesa a 4. Io penso, vado a ipotesi, secondo me ha fatto il quarto di centrocampo, ma con dietro una difesa a 4. Di base, però, io non credo che vedremo Neres quarto a destra perché l'abbiamo visto prima, non è uno molto propenso alla fase difensiva. Io paradossalmente dico una cosa: secondo me, in certi frangenti della partita potremmo vedere Politano esterno di centrocampo con Davi Neres trequartista che si vanno a interscambiare. Per esempio, Politano largo sulla fascia con Neres un po' più centrale, oppure il contrario, con Di Lorenzo che magari accompagna l'azione. Quindi se devo vedere un quarto a destra vedo meglio Politano, perché Politano ti fa anche la fase difensiva, te la fa bene. Però ripeto, è una situazione che vedo a partita in corso, che ne so, stai 0-0, stai perdendo, devi andare a fare gol, metti Politano esterno di centrocampo e lasci Neres esterno d'attacco. Però diciamo, ragazzi, che di base tu con Neres dovresti giocare col 3-4-3, non penso che ci sarà il 3-5-2 con Neres sotto punta. Lo ha fatto qualche partita, ma se io penso al 3-5-2, penso alla punta più Kvara o un Raspadori. Non ci vedo Neres in un 3-5-2, sinceramente. Secondo me, con il suo arrivo, diciamo che sei tra virgolette obbligato a giocare col 3-4-3. Quindi, ragazzi, questo è quanto per il video di oggi. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto e vi abbia, diciamo, tolto qualche dubbio. Ora io voglio fare una considerazione finale sul calciatore. Neres è un giocatore che, come abbiamo detto prima, ti alza il livello, ti alza la qualità. È un giocatore che per me nel medio barra breve periodo diventerà il titolare. Però voglio dire una cosa: era necessario prendere Neres adesso? Cioè, Neres era la priorità oggi? Secondo me no. Le priorità oggi per me erano il centravanti, erano
un difensore barra esterno di centrocampo. Neres lo avrei anche accettato magari gli ultimi giorni di mercato, perché tu comunque a livello di trequartisti stai messo bene. A livello di centravanti invece sei messo peggio, perché Osimhen non ce l'hai, Simeone e Raspadori non sono quei centravanti boa che servono al gioco di Conte. A destra stiamo giocando con Mazzocchi, quindi io sinceramente oggi, 20 agosto, avrei dato la priorità a questi due ruoli. Ripeto, Neres è un giocatore che ti alza il livello, che a me sinceramente piace, ma lo avrei preso tranquillamente anche magari tra 10 giorni, tra 9, 7, 8. Per me non era l'acquisto prioritario da fare urgentemente adesso, ecco, penso, spero di essermi spiegato. Quindi ragazzi, detto questo, il video finisce qui, vi aspetto nei commenti, ditemi un po' la vostra sul calciatore, ditemi un po' il vostro parere, se vi piace, se non vi piace, se può farci fare il salto in avanti a livello di qualità. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Detto questo, ragazzi, aspettiamo adesso il tweet ufficiale di ADL che penso uscirà nel pomeriggio. Facciamo l'aggiornamento, ecco, della lista della spesa del Napoli in questo calciomercato. Devi andare a prendere adesso il centravanti. Dicono che Lukaku ora Napoli sta accelerando. Vediamo. Va preso un braccetto sinistro di ruolo, altrimenti un esterno destro di centrocampo. Vanno presi due centrocampisti. Quindi dobbiamo ancora fare tanti acquisti, nel mentre Gaetano sta ancora qua, Mario Rui sta ancora qua, Khedira sta ancora qua, Gonge forse lo vuole anche il Bologna, occhio alla situazione Spinazzola a sinistra, quindi Napoli deve ancora fare tante cose, il problema è che mancano 10 giorni, quindi io temo che non farà tutto. Ecco, quindi detto questo ragazzi, forza Napoli sempre e noi ci vediamo alla prossima.